Donne, non le capisco. In un grande magazzino, una volta al mese, spingere il carrello pieno sotto braccio a te e parlare di surgelati, rincarati. Fa fila mentre sento che ti appoggi a me. Sei pronta? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi, lei mi ama o no? Non lo so, però ci sto. Perché no? Bella pure questa, eh? Scusate, prima del nuovo vincitore, devo leggere questo messaggio bellissimo. Sì. Qui tu eter non ci sono. No. Allora, buondì Marcello. Marcello è un ascoltatore della nostra trasmissione e di Radio Radio costante. Ciao Marcello. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Sentendo la signora, bella, simpatica e competente, qui è Bonolis che sta dietro a lei. Grazie a voi. Che carino, grazie, grazie. Bello. Noi, chi l'ha scritto? Marcello. Marcello, grazie Marcello, poi dopo passa, ti do quello che dovevo dare. No, no, grazie, carino, ma siamo uno accanto all'altro. Insomma, credo che le cose belle si facciano sempre insieme. È bello. Allora, volevo dire una cosa. Attenzione, attenzione, abbiamo fame. Hanno indovinato? Nel senso, volevamo mangiare qualcosa. Facciamo allora, un appello. Ci sono ristoratori qui intorno, ci sono bar qui intorno, cioè c'è di tutto. Ci mandate qualcosa quanto prima? Cioè, vogliamo tornare al baratto? Esatto. Torniamo al baratto, cioè portateci delle cose da mangiare. E noi vi facciamo cantare. E noi vi facciamo cantare, vi tagghiamo sui profili Instagram. Facciamo i complimenti. Cioè, veniamo a cena, vi portiamo le televisioni. Cioè, due insomma, cornetti. Come volete. Cioè, come chi volete. È qua vicino a Violino Guerrini, no? Magari, Ma anche il panino con la frittata, cioè cose normali, siamo semplici. Molto semplici, senza cose azzicocolate. Esatto. Vabbè. Ma mettiamolo come gioco, cioè dalla prossima settimana ci portate da mangiare. Esatto. Dai. Allora, che succede? Allora, chi ha vinto? Vediamo un po', c'è Aldo in linea? C'è in linea Aldo? Sì, eccomi, ci sono. Ciao Aldo. Ciao Aldo. Ciao a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, ti stai divertendo con noi, Aldo? Sempre, io vi seguo sempre. Ma grazie mille. Allora, grazie a voi che ci rendete la vita più bella. Ma grazie. Grazie. Allora, Aldo, dici un po' la canzone. Devo dire che io sono facilitato perché ho qualche capello bianco in testa. I ragazzi di oggi ci credo che fanno un po' fatica a riconoscere questo pezzo, perché è di un po' di anni fa. Anni 80. Infatti. Allora, questo è un pezzo di Luca Carboni. Ecco che cosa si trova nelle cause della Betania. Bravo! Il titolo? Il titolo è con la panna, cosa ci vanno? Le fragole. Fragole buone buone. Adesso, bene, adesso cantala in tedesco. Cantala in tedesco. Quella mi riesce difficile, quella faccio ancora fatica. Dai, accendila come forza. Accendiamola, vai. Allora, aiutalo, vai. Aspetta, Aldo. Ecco sì, dato fragole buone, buone, dato fragole con limone, Simone, tu adesso senza problemi, mi hai rubato la fidanzata, ubriacata con i sentori sulle labbra che san di vino, di vino, il sapore di quelle sere che finiscono. Bravissimo, bravo, hai vinto, bravo. Ciao, bravo. La trama era Simone che ha rubato la fidanzata? Sì, sì. Ah, ok. Sì. Bravo, 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 una bella canzone, sei stato bravissimo. Ma bellissima. Complimenti, ascoltaci sempre, eh? Ciao Aldo. Buon... Non sarà una fatica. Senti, allora potrai andare al Quirino e poi ci fai sapere se ti è piaciuto, ma sarà così perché il cast è fantastico. Un grande bacio e un grande saluto. Ciao. Che ho dimenticato la data.
Te lo ti chiameranno, guarda, ti chiameranno dal teatro. Tu vai lì, metti in fila e dici: oh, io ho due biglietti, fatemi entrare. Esatto. C'ho due biglietti. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, parlando di vita così, cioè c'è una bella vita, no? Bella vita nel senso lavoro, figli, cose, vai, non c'è mai 5 minuti per te. So che poi c'è una cosa che tu fai che è un po' la una realizzazione di un sogno, no? Sì, che avevi? Sì, un po' anche questo simile a me, sì. Perché il mio sogno era fare una trasmissione tipo io le donne non le capisco. Hai visto? Facendo un altro lavoro, esatto. Questo era il mio sogno, sì. Nel cassetto. Sì, io ho una rubrica di libri, si chiama I libri di Sonia e ormai sono 5 stagioni, abbiamo finito la 5ª edizione. E, è su Mediaset, le ultime 2 edizioni sono su Mediaset Infinity e certo. Intervisto gli scrittori di libri che mi sono piaciuti, quindi si chiama I libri di Sonia non per una forma di egotismo, ma I libri di Sonia nel senso che sono piaciuti a me, quindi lascia il tempo che trova, insomma non sono una critica letteraria, non sto scegliendo uno in base a principi assoluti, ma libri che mi sono piaciuti, scrittori che mi sono piaciuti, e devo dire che mi sono tolta tantissime soddisfazioni perché ho intervistato Sandro Veronesi, 2 volte premio Strega, mamma Teresa mia. Ciabatti, Chiara Tagliaferri, tanti come, insomma, ce ne sono stati tanti, Enrico Ruggeri, Maccio Capatonda, insomma, persone che non vedi di solito in certo. televisione, che si sono fidate, le case editrici ormai consigliano i libri che di bello. Sonia come passaggio importante, proprio perché diciamo è una via di mezzo tra quello che è il pop, perché comunque attraverso questo mezzo di comunicazione che è Instagram aumenti anche la visibilità di un settore che purtroppo è ancora poco in vista, come esatto, quello della lettura, ecco. E così. Quindi insomma diciamo che è un format dove mi diverto, è anche molto divertente perché poi parliamo di segni, beviamo, quindi dedichiamo un cocktail ad ogni scrittore. Insomma è una cosa molto molto carina. Cosa ti sta dando? Nel senso, conoscere tutte queste persone, guarda, che poi so mi sta arricchendo ti moltissimo. Parlano di loro, sì, della loro vita. Sì, mi sta arricchendo moltissimo. E poi io consiglio libri a tutti, perché ci sono delle volte in cui un libro davvero ti cambia, non ti cambia la vita, ma ti cambia un periodo. Per cui secondo me se hai la possibilità, e in questo io voglio farlo, cioè nel momento in cui intervisto delle persone e propongo dei libri, credo che siano libri che possano in qualche modo aiutare persone che si trovano in determinati momenti della loro vita. Per cui se vi va andate su Mediaset Infinity e vi andate a vedere tutto quanto. Bello, 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 bello. Senti, quindi il canale... Mediaset Infinity. Che va giorni? Sempre. Mediaset Infinity è il canale satellitare di Mediaset, ah, certo. Quindi ce ne sono già tutte. Quindi se le possono scegliere quelle che vogliono. Ma poi io ti vedo in un salotto lì. È quello, sì, è un salotto, pensa, è a Ponte Milvio ed è da Pallotta, ah. Che è tra l'altro, voglio dire, ragazzi, si può andare da Pallotta, Pallotta, andate da Pallotta, parliamo. Perché ecco, l'ultimo che ho intervistato, Beppe Signori con un suo libro dove ha parlato della sua esperienza, insomma tutto quello che ha vissuto, finalmente è uscita la verità e quindi finalmente libero, perché insomma ha vissuto 10 anni abbastanza complicati. In questo libro lui lo racconta, e non ti dico quello che è successo a Ponte Milvio da Pallotta con Beppe Signori, che ho scoperto essere Pallotta, diciamo un club della Lazio, Covo dei Laziali. Ecco, esattamente. C'è un ascoltatore che ci ha scritto prima: Sonia, stai vicino a Paolo nelle prossime settimane, saranno giorni molto duri, molto difficili. È un milanista, e ha mandato la foto dei calciatori del Milan, perché lui è un interista, proprio. A casa sì, com'è sì, la sì, situazione? Sì. Allora guarda, a casa no, il maschio è dell'Inter, Davide è dell'Inter, peggio del padre, ma per forza, se voleva mangiare doveva per forza tifare Inter. E io sono della Roma, ma sono, diciamo, come si dice, sai, con la religione, sono credente ma non praticante. Ecco, purtroppo non posso praticare perché non posso permettermi di fare il tifo della Roma.
Ti fare Roma a casa mia è impossibile. Ecco, oh, posso dare una notizia. Stiamo per diventare nonni bis. Sono due magliettine e due completini dell'Inter. Il primo è del primo nipotino di Paolo, che ora ha 1 anno e mezzo, e figlio di Martina, la prima figlia. E il secondo lo abbiamo messo perché il maschio, Stefano, sempre il primo figlio di Paolo, e, tra 4-5 mesi diventerà papà per la prima volta, un altro maschietto, e quindi un altro. Ma che bello. Senti una cosa, ma la famiglia allargata come si gestisce? Si gestisce con la stessa modalità della famiglia normale, con tanta libertà ma con tanto amore. Io ho cercato di riunirla perché secondo me le coppie passano, i mariti, le mogli le possono separarsi, però i genitori rimangono tali, un padre è sempre quello, e quindi è giusto che Paolo sia il padre dei nostri figli, ma anche il padre dei primi due figli, che hanno solo lui, non possono cambiare padre. Per cui insomma abbiamo cercato di riunirci tutti quanti, e devo dire che ci siamo riusciti, tant'è che adesso insomma arriveranno altre, uno è già arrivato e arriveranno un altro nipotino. Se i primi tempi durano, quando uno si sposa, che sì, ti trovi, guarda, dei i primi figli tempi non tuoi, sì, sei sì, un po' geloso forse, sì, di questo affetto, sì, reciproco, sì, i figli di, sì, un'estranea, sì, sì, il... sì, questo sì. Poi ti rendi conto col senno di poi, perché appunto la vecchiaia, gli anni non lasciano solo le rughe ma anche un po' di saggezza, che se sposi un uomo che si dimentica dei suoi primi figli per te, lo farà anche per anche poi con te, con i tuoi. Quindi invece tutto quello che all'inizio ti può dar fastidio, invece è sintomatico di una brava persona che hai accanto. Per cui Paolo è sempre stato un papà presente, e quindi sono felice di questo. All'inizio potevo essere gelosa, ma ero una ragazzina. Una volta che ti rendi conto, poi una volta che hai dei figli tuoi, capisci che non ha nessunissimo senso, anzi non vorrei mai che incontrasse nella sua vita una donna che non volesse bene ai miei figli. Per cui scusa Loredana, c'è una frase e qua hai capito se no, i compiti, che vorrei che commentassi tu, ma anche Alberto, e poi dopo Sonia. La fedeltà fisica secondo te è una cosa innaturale negli anni? Lo sai, io lo dico sempre, noi siamo programmati per essere poligami. Brava. Quindi la fedeltà è un impegno, ma non è nel nostro patrimonio genetico. Quindi sei d'accordo? Questo è quello che penso. Sei d'accordo? Come non sposare il pensiero di Loredana? Come? Ha ragione lei. Però la fedeltà, quella mentale, quella è più importante. No, mi sbaglio? Come la dividi? Fammi capire. Cioè, esatto, perché il corpo può cadere in tentazioni facilmente, comunque può succedere, ma io credo che invece che la fedeltà, quella... l'amore che si prova a prescindere dal corpo per una persona, secondo me va coltivato ancora di più. Non lo so, una cosa grave questa che ho detto, no? No, assolutamente, assolutamente. Io non gli darei tutta questa, appunto, anch'io questa importanza. È vero però che spesse volte... ti prende insomma, anche la capocchia? Esatto. Ecco. C'è quest'altra bella frase che ho trovato, questa citazione, che quando assaggi una persona e ti piace, le altre non sanno più di nulla. Loredà? In che senso? È vero, ma questo è vero, è bellissima. Cioè, è bellissima questa citazione. Cioè, ti capita che poi dopo... Sì, la testa va lì. Perché è l'ora di pranzo, per questo. Però sai Sonia, io sono anche di un altro avviso, dirò una cosa terribile, perdonatemi, ma sono dell'avviso che i posti vuoti si occupano. Hai ragione. Questa hai la ragione. Mettiamo come citazione. I posti vuoti si occupano. È vero, però è questa la cosa, è questo che dico, no? Cioè, all'inizio può essere, come dice lui, un corpo che... Ma specialmente per una donna... Se la donna torna, non è il corpo che... No. È la capocchia. È la capocchia, sì, sì. È la capocchia, perché noi siamo più di capocchia rispetto alle panda. Ma anche adesso non voglio entrare, insomma, dovremmo andare... cioè, questo si può mettere solo in quella, nella facciamo replica. Un'altra... No, solo nella replica, quella serale. Cioè, perché anche l'atto è diverso per un uomo e per una donna, no? È vero. Cioè, noi riceviamo e per ricevere uno deve essere pronto. Insomma, vabbè, tutta una serie di cose che ora non sto qui a dire. Per voi è molto più facile staccarvi. Allora purtroppo mancano pochi minuti, no, alla fine, mannaggia. Allora, repliche TV,
TV, che sappiamo, Sky, digitale terrestre, web, tutto quello che vi pare, stasera alle 20, domani alle 20, sempre e alle 10. Mentre in radio, stasera mi sembra che sarà, perché dato a mezzanotte, perché dopo la partita della Lazio, e domani sera alle ore 20. Allora, innanzitutto, mi sono allontanata dal microfono. Innanzitutto, io per questa sono venuta. Ciao, eccole qua. La nostra maglietta. Grazie, che meraviglia. Grazie, grazie. Questa non si vince, vero? Solo no, io e basta. Per te, per te. Grazie, che bello, sono contenta, mi piace. Carina questa, molto carina. E qua dobbiamo carina. Ringraziare Prisca perché ci fa carina, questo bellissimo grazie. Regalo a viva me, le donne, e a te per la festa della mamma. Grazie, grazie Prisca, grazie davvero. Ma grazie davvero, grazie. E quindi ci abbiamo a te niente. Io niente. Tu dovevi farle, dovevi farlo Loredana, tu, te lo mandiamo col pony. Hai ragione. Non so come arriva va col bene. Pony. Ma guarda che bella. Sono molto belli, sì. Stupenda, veramente una bellissima. Una bellissima cosa. Allora, siamo alla fine. E mandiamo prima la poesia di Luciano Lembo, che scrive. Luciano Lembo è un attore, anche comico, ma che scrive poesie. Ogni settimana ci scrive la poesia sul tema. Ah, io te bello. La faccio prima sentire, che fa delle poesie stupende. E dopo chiudiamo la trasmissione. Andiamo avanti con la poesia. Io nasco da mia madre. Qualsiasi rapporto abbia con lei, nel bene e nel male, non cambia il legame che ci tiene uniti. Come una cellula che si stacca da un'altra, porterà sempre in sé quella traccia. Tatuaggio indelebile, seme e terra, mare e sabbia, sangue e cuore. Dunque non c'è distanza tra un figlio e una madre, anche volendo non ci si allontana, nemmeno quando lei ci lascia. Eh sì. Eh sì, bravo, bello. Commovente Luciano, è bravo. È sempre commovente Luciano, incredibile, incredibile. Ma anche su qualunque tipo di tema, c'entra sempre, ti colpisce veramente, bravo. Stupendo. Bravo, bravo. E poi devi sapere che è un grande imitatore, anche. Canta la voce di Lucio Dalla, di tutti, sembra proprio dotatissimo. L'originale. Dotatissimo. Grande artista. Beh, un artista, sì, un grande artista. Allora, che vogliamo fare? Che ci dobbiamo salutare. Ci dobbiamo salutare. Ciao, salutiamo. Ciao, 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 Sonia. Ciao, 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 Sonia. Ragazzi, che dire, è stato un piacere, mi sono sentita davvero a casa. Se non fosse che in parte sono giallorossa, ma vabbè, non può essere tutto perfetto. Ecco. E vabbè, ma anche bene. Qui sei abbiamo tanto giallorossi qui, eh? Ah, ecco, non bene, è che va bene, tutti ce laziali. La par condicio. E poi c'è invece il laziale, ma napoletana, Laziotto. Quindi Napoli, Lazio. Beh, io, meraviglioso. Beh, ma poi io un po' anche interista, insomma, diciamo che siamo, no? Meno siamo male, un po' arcobaleno, siamo arcobaleno. Arcobaleno. Allora, ci fa tanto piacere, ma torni? E se mi invitate, certo che torno. Dai, certo che torno. Ma anche tu mi chiami, dici Sonia. Voglio da tornare. Sonia, da Sonia a Sonia. Dai, facciamolo. Voglio tornare. Dai, sì, sì. Va sì. Bene, va bene. Ah, certo. Poi una cosa anche a nome di Loredana. Visto che hai questa società che fa di casting, sì. Eccetera, che tu scegli sempre sì. Personaggi fantastici. Io e i ragazzi che lavorano con me, che sono bravissimi. Se te serve qualcuno, io e Loredana siamo disponibili. Ma in coppia o separate? Anche separate. Okay. A tale quale. Anche separate. Vengono a fare Paolo e Chiara. Paolo e Chiara. Ciao separate. Darwin, se ricominciamo Ciao Darwin, assolutamente. Dai, vi metto capo giuria, capo squadra. Magari. Una parte o dall'altra. Ci ammazzate, Loredana? Sì, sì, stai? Però le capo squadra sfilano, eh. Attenzione. Sfilano? Sfilano. E vabbè, devo fare la dieta. Ma non c'è bisogno di fare la dieta, insomma. Vabbè. Oppure cantano e ballano, scegli. Oddio, ragazzi. Un'altra cosa, no? No, no. No, parlare no, perché ti viene troppo bene. Va bene. Allora, grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie a voi e saluto tutti. Burganelli, davvero, grazie di cuore. Un bacio. E abbiamo trovato tante affinità, quindi ci sentiremo veramente. Allora, grazie Leo. Grazie Martina che è andata via, ma principalmente grazie a Valeria che è rientrata. Oggi ci siamo sentiti un po' orfanucce. E grazie mille Prisca, Albert. Baci a tutti, buon week. Lori, grazie, oggi c'è stata il bilancino, dai, il bilancino per noi, dai. Va bene? Un bacio a tutti, buona settimana. Arrivederci. Ciao.
Io le